Classe 1961, e lo diciamo a bassa voce, una classe che non è acqua ma è alcol puro. E un uomo duro e molle, e queste due parole ritorneranno spesso nel corso di questo incontro. Chi è Andrea Pinkez? No, chi è Andrea G. Pinkez? Andrea G. Pinkez. Andrea G. Pinkez. Innanzitutto non è definibile semplicemente, come tanti altri scrittori di noir, quindi di genere, come oramai ce ne sono tanti, fin troppi, no? Persone che si sono a volte anche inseriti in una cordata più per moda, più per tendenza, che non per un vero e proprio credo o per un'impostazione stilistica e poetica. Penso a Lucarelli, a Carlotto, ma ce ne sono tanti altri. Un noir che imperversa in tutte le nazioni. Ma il noir di Pinkez è qualcos'altro, è qualcosa che ha a che fare anche con il surrealismo, che ha a che fare con l'autoironia, con il senso dell'esistere, con una sfegatata voglia di anestetizzarsi con l'alcol, ma per essere sobri, e quindi in realtà per tornare ad una lucidità vera, ad una lettura della vita così come è, così come dovrebbe essere, anche nei rapporti. È molto diretto, noi ci conosciamo poco, ma in realtà siamo entrati subito nel merito. C'è qualcosa effettivamente di pittorico in tutto quello che io scrivo, che spazia veramente da Magritte, quindi il surrealismo che citavi, ma anche a Bosch, ma anche agli orrori di Caravaggio. Io sono uno scrittore estremamente pittorico. Io, prima di inoltrarci un po' nelle domande che riguardano appunto tutto il tuo percorso letterario, eccetera, intanto volevo introdurre Dimitri Ruggeri, che è un poeta di Avezzano e una persona che ha all'attivo diverse opere e che in questo momento, insomma, rappresenta un po' la parte della letteratura contemporanea qui in Abruzzo, e che sicuramente poi dialogherà assieme a noi durante questo piccolo tragitto. E questo romanzo in realtà mi ha fatto venire la barba, non nel senso di noia, ma proprio me l'ha fatta crescere veramente. Cioè, io dopo averlo letto ho avuto un aumento di peli effettivi. È un processo creativo di depilazione totale, che non è inquadrabile sicuramente come una trasmissione di vendita per cosmetici, perché Pilar è una vergine, è un pilastro, è una metafora un pochino di tutto, perché il romanzo tratta anche tematiche che poi andremo a dire nello specifico. È un processo caotico, ma che si ritrova poi nel cosmo, per restare nella cosmetica. Però Pinkez ha elaborato una teoria, se posso permettermi in termini critici, che non è... Ma puoi permetterti quello che vuoi, perché non so cosa stai per dire, quindi... Nel senso, la sto dicendo, ma non, per ora puoi non dire, mi permetto. Permetti. Quindi non è una teoria einsteiniana, ma è pinkeziana. Cioè, lui fa un discorso molto semplice, applica una formuletta matematica, ovvero prendete il pelo, che può essere l'altezza, giusto? Prendete la pelle, che può essere la base, poi le moltiplichiamo, le dividiamo per due e viene fuori un triangolo. Un triangolo che potrebbe essere un pochino un triangolo delle Bermude o un triangolo pubblico, no? Da dove ha origine tutto. Un triangolo dove ci sono tre personaggi, un Lazzaro Sant'Andrea che tante volte è Lazzaro, altre volte è più santo, altre volte è un lazzarone. Poi c'è questa Solemare che è una donna, non troppo donna, perché ha qualcosa che non si può dire perché sono dei bambini. E poi infine c'è questa... Attributi si può attributi, dire. Attributi, con attributi diciamo maschili. E infine c'è questa Pilar. Ecco, secondo te nasce tutto, tu che sei un grande comunicatore, secondo me, visto che inizi comunque parlando anche di Funari in un certo senso, inizi anche in modo molto poetico con questa ballata depilando Pilar, che ha nella sua sonorità
questa cavalcata verso la depilazione di questa donna, non donna, personaggio, non personaggio. Insomma, questo triangolo che cos'è in realtà? Beh, in realtà, depilando Pilar, come hai fatto giustamente notare, nasce in fondo dal titolo, poi diventa, perché secondo me dovete sapere, il titolo contiene già la storia che lo scrittore non conosce ancora. Al titolo io faccio seguire una ballata che conosce meglio del titolo la storia che lo scrittore non conosce ancora, e successivamente i due insieme diventano complici, il titolo e la ballata, partner in crime potremmo dire, e il libro esce miracolosamente e tu sei una sorta di rabdomante che va a cercare nel terreno quello che hai scoperto che c'è ma non sai cosa sia e dove sia. Tanto vale godersi i temporanei vantaggi della popolarità, il discutibile privilegio dell'effimero. Essere privilegiato ha i suoi privilegi. Ti trovano subito un tavolo in un ristorante sovraffollato come in un carcere. Ti lustrano le scarpe anche quando sei scalzo. Non solo, si offrono anche di farti la pedicure. E sono pure contenti di condividere un'intimità che non esiste, se non in un gesto complice e servile. Il privilegio ha una sola controindicazione. Credi che tutto ti sia dovuto mentre sei tu che devi tutto a lui. Il privilegio ti illude di essere onnipotente. Dopo avergli fatto l'autografo fui tentato di fare la multa al vigile. Per fortuna la poputa vogliosa infermiera interruppe il mio delirio. «Dai, santo, sbrigati, devo tornare in reparto!» Santo arrossì. «Non è come pensa, signor Sant'Andrea. Sì, mi chiamo Santo anch'io, ma l'autografo è veramente per mio figlio. Ci chiamiamo tutti Santo in famiglia, mio nonno, mio padre...» Finsi di credergli. «Non si giustifichi, ma mi pare che la sua amica abbia fretta.» Tornò con un occhio vigile e poi, come dice Louis Armstrong, «When the single machine...» aiutai il fagotto a rialzarsi. «Scusami se ti ho lasciato cadere, ma perché cazzo mi hai chiamato papà?» L'omarino mi fissò con occhi languidi, traboccanti d'amore e follia. Tu già nella parte iniziale, proprio perché non sai neanche tu la risposta, quindi anche questo depilando Pilar è un po' quasi un discorso aporetico, cioè giri intorno, la soluzione potrebbe essere proprio Pilar, nel senso, questa depilazione della barba potrebbe essere proprio una depilazione delle ipocrisie.